Mafia Pugliese, bentornati un Fax per Mafia 6. Prima di iniziare, come sempre, trovate sotto in descrizione l'email per inviarmi i vostri messaggi. Scrivetemi di tutto, quello che vi pare, domande, storie, quello che volete voi. Mi raccomando, io poi farò dei video, come ad esempio questo qui, farò una selezione e sceglierò i messaggi adatti. Iniziamo subito con la rabbia di Savior. Vieni anche tu nella forza oscura della rabbia. Mercante di Resident Evil, vuoi un lanciarazzi o un lanciacazzi? Un lanciacazzi gliel'ho detto a sorella, e a me dai un lanciarazzi per uccidere gli haters. Tony F, mio fratello Wayne, saluta Frabbi, tanti cuoricini. Un salutone alla cara Frabbi. Allora, Magic Kate Posalic mi scrive: Mafia ha acceso un falò e messo a cerchio tutti quelli della Massello Crew? Se non l'hai fatto, chi se ne... Ok, partiamo subito con questo messaggio bomba. Quello che sto per raccontare è la storia della Massello Crew. Tutto cominciò milioni di anni fa, quando sulla Terra c'era solo acqua, terra e Savior. Quest'ultimo si sentiva molto solo e passava tutte le giornate a creare vulcani, tempeste, tornadi, tsunami e terremoti. Un giorno però disse: perché devo godere di tutte queste cose da solo? Allora creò gli animali. Questi però erano differenti e non riuscivano a parlare con Savior, così disse: perché non fare tanti altri me? Allora creò gli umani. Erano qualche centinaio, ma scelse solo pochi di loro che avrebbero potuto godere in paradiso o all'inferno, a seconda dei punti di vista. Tutti gli altri erano destinati purtroppo ad accoppiamenti selvaggi. Storiella molto bella, Magic Kate Posalic, però devo dire che questa non è la storia della Massello Crew, questa è la storia di Savior. Per la prossima volta scrivimi la storia di qualcun altro della Massello Crew, per esempio la storia mia, la storia di Catti, la storia di Capo, scegli tu. Attendo il tuo messaggio e leggiamo il prossimo. Oh, di nuovo Magic Kate Posalic, allora, o è di Storm oppure Pu di Capo? Dopo aver ascoltato vi ho detto tutto. Attenzione, il grande Gigio Boss. Allora, secondo me Mafia ci stai mentendo. Tu sulla diadema non ci sei solo andato in vacanza e hai urlato Mafia Pugliese, tu in realtà eri il capitano. Queste voci che hai messo in giro sono false, sei falso. Ti hanno visto tutti 3 anni fa a cena con Schettino sulla Costa Concordia e poi andare insieme con le mignotte slave. Gigio Boss, PS, fate una donazione unica a Mafia di 500 euro per un vlog sulla diadema dalla cabina di pilotaggio dove urlerà Mafia Pugliese! Allora, caro Gigio, mi hai scoperto, io ero il capitano, non era Schettino. Schettino diciamo che era il mio sottufficiale. Dopo aver combinato quel disastro della Costa Concordia, mi hanno fatto sbarcare sulla diadema, fortunatamente. E adesso però per riandarci mi serve una donazione di 500 euro, altrimenti non si va. Ultimo messaggio del pelato di Brothers. Di corsa tutto il giorno a pranzo un panino e ora non ci vedo più dalla fame, però le feste mi fanno cagare. Cosa posso fare, Mafia? Mangiati la Kinder Delice, fidati. Oh, eccoci qui alla fine del Fax per Mafia. Mi raccomando, per il Fax per Mafia 8 scrivetemi tutte le vostre storie, link in descrizione, e ci vediamo al prossimo video o nella prossima live. Mafia Pugliese!